What is your first reaction to the new habitat? Well, the first is intrigued. The second, still afraid. Wow, I think we're losing time. And you know, they say if you're born square, you won't die round. No, but at least oval. Amiche, posso questo e mangiamo? Che ti ha preparato di buono tua madre oggi? Pasta e fagioli, una frittata di cipolla, due mele e un po' di tiramisù. La bomboniera e la fotografia con gli sposi, non te la fai? Mia mamma è fatta così, c'ha la fobia del digiuno. Pure mia madre era così. Sai che me la sono sognata stanotte? Ah, mentre dormivate? No, da sveglio. Io i sogni li faccio sveglio, me ne vedo più bene. Io una domanda vi ho fatta, stavate raccontando di vostra madre? Oh, mamma stava in cucina, stava preparando il pranzo per me. Gli ha detto, mica lei, quel ragazzo che tiene a lavorare con te, quel Enzo, non è buono proprio. Perché non chiudi? Amiche, appena ve la sognate un'altra volta, ringraziatela per la stima. Si è girato, gli ha detto, chi nasce tondo non può morire quadro, ma con un po' di sforzo può diventare ovale. E mi ha dato tre numeri. E ve li siete giocati? Non ancora. Se mi dai 5 euro ti faccio giocare insieme a me. Allora ragazza, Monica. Monica, vorrei dare un taglio netto al passato. Voglio cambiare look. Via questo colore, un taglio nuovo e colpi di sole. E in 10-15 minuti cosa puoi fare? Regalo un capil. Vabbè, fai quello che vuoi, basta che fai in fretta perché devo andare in vacanza. Non vi preoccupate, me la vedo io. A proposito di vacanze, Monica, ma tu Enzo dove andate quest'anno? Parca Drobitz, a me mi piace assai, perché dopo il primo tuffo già è stata abbronzata. Beh, da te, io a settembre mi sposo e chi sta nel bagno mi faccio sotto la doccia. Ma non voglio sapere niente, Già se l'ho detta Enzo, l'anno prossimo, pure se dobbiamo fare un debito, la mia meta sarà Scalea! Ancora questa Scalea! Mica, ma lasciate stare, quella vostra madre mi schifa, va a finire che non fa vincere neanche a voi. No, no, mamma vuole che vinci pure tu, così io posso chiudere il negozio senza scrupolo di coscienza. Io vorrei capire che cosa ho fatto a vostra madre, ma è meglio che non ne parla, è meglio non mettersi con i morti. Ma mamma mia è viva. Mica, ma voi giocate assai? Un poco. Azzi, un poco? Ma perché sono diverse le ricevute? Queste sono quelle dello Stato e queste sono quelle di Don Zalla. E le giocate due volte? Si capisce. Innanzitutto perché se no va a finire che Don Zalla si piglia color e poi porta fortuna. Io là me ne andrei, oi, a Ibiza. Ah, ci stanno certe discoteche esagerate. Mia cugina mi ha detto che 15 sto mese c'è sta DJ Frank. Appunto, allora sì che varrebbe la pena di fare un finanziamento. Ma per andare a Ibiza mica si deve fare un finanziamento, ci vuole un mutuo. Ma queste sono tette. Ma quale tette? Che ne so di melone e pane? Geneticamente modificate. Sono rifatte. Ha ragione, signor. Signor, senza offesa. L'originale, sono tutto nata coso. Originale o no, la zizza grande ci vuole. Si sa, la zizza è mezza bellezza. Vabbè, non era all'altezza, è mezza bellezza. Una volta, ma è la zizza. E perché non te le fai pure tu? 5.000 euro e ti fai due zizze così. 5.000 euro. E dopo a tavola chi ci metti, zizz? E vedi qua, oi, te le fai a rate. Tu sei Monica, vero? Signora, sì, che paura, dite. Io sono la signora Esposito. Non mi conosci perché abito qua da poco? Io ti sto cercando da qualche giorno, lo sai? A me, perché? Giovedì mia figlia si sposa. Auguri. Me la viene a truccare? Sì, penso che ora ci vogliamo vedere. Vabbè, allora deve stare per mezzogiorno in chiesa.
Ci vogliamo vedere per le 5 del mattino. Signor, si sposo, dobbiamo infornare il pane. Vabbè, mamma, di tempo ci vuole, no? Ho capito, ma 7 ore prima mi sembra un po' esagerato, però. Aspetta, la voglio presentare, eh? Angelica, vieni a mamma, vieni. Mia figlia, la sposa. Signor, facciamo una cosa. Ci vediamo alle 4, eh? Ma io sposo Godzilla. Tra, ma che attacca? Ma che cacca di una cavespa? Superficiale. Sono io? Ciao, ma. Ciao, papà. Ciao. Ciao, Linuccio. Ciao, nonni. Muoviti, che è pronto. Un attimo, il tempo che mi spoglio. Sì. Prima che si spoglie che lei voglia sbattere. Ma ti pare questo il momento di studiare? Mo si deve mangiare. Ma stai sempre con sto libro in mano, tu! Ma dico io, perché non vai a giocare un po' con la PlayStation? La PlayStation mi annoia. Trovo molto più interessante leggere un bel libro. Il sapere rende liberi. Ti voglio sapere questo da chi ha preso. Tu l'hai fatto nella vecchiaia e quello è uscito saggio. Ma che mi scemo, ma che... Studi, Linuccio, studi. Non lo dà retta. Monica, secondo te cosa si intende per evoluzione della specie? Mamma, 2 e 2, non esagerare come al solito. Poco poco. Dopo ci stanno solo 2 polpette e 2 melanzane sotto. Solo? Mamma, ma io non ce la faccio. Enzo, durante lo sviluppo si deve mangiare. Ma tu lo vuoi capire che io lo sviluppo l'ho finito da 10 anni? Enzo, tu sei curto. La buon'anima di tuo padre era 1,90 m. Ma dopo che ce n'ha da sta. E la buffamci. Ah, ha chiamato tua sorella. Che ha detto, se ne torno da forni? Sì, ha detto che fa finire la scuola ai bambini e poi torna. Ma ci sono notizie del marito? Sì, si è imbarcato un'altra volta e ha detto che quando torna non la vuole vedere proprio più. Io vorrei capire come fa a essere così sicuro che Carmela lo tradiva. Forse perché il secondo figlio è nero. E perché non può essere che i bambini tiene un poco di ittero? Penso. L'ittero è giallo, non è nero, è giallo, mancia! Gira, aspetta un momento! Eppure questo mese è la terza volta che si rubano le catene. Ecco buoni, mettici l'anno di furto. Alla vespa? No, alla catena. Oh, ma si tosto però. Sta soddisfazione da voglia. Bam, 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 bam
come? Così tu non morire, sempre gli ultimi, ma come si può fare? A me, ma c'è domenica, almeno la domenica devo fare le cose con calma. Allora, che dobbiamo fare stasera? Ma io per me va bene qualsiasi cosa a disposizione. Io vorrei... E se hai capito che cosa vorresti? Vita? Che amo? Cuore? Che amo? Battito? Che amo? Io ti metto qua a piacere. Se quello stronzo di Gigi non se ne accorgi, me ne accorgo, Vita. Ma che come? Hai guardato le tizie di Serena. Io? Ma se ti piacciono così tanto, perché non me le fai fare pure a me? Amo, ma ti sei impressionata. Vita, non guardare più le tizie di Serena, perché guarda mano. Ho sangue un naso. Fai presto, muoviti. Non ti puoi mettere mai più. Guardi, allora che si fa? Guardi, vogliamo andare a ballare. A ballare sì, a ballare sì. No, andiamo al cinema. Al cinema sì. Oh, guardi, ma andiamo a ballare. A ballare sì. Io voglio andare al cinema. Al cinema sì. Oh, ma volete andare al cinema o a ballare? Vogliamo al cinema. Pienze. E allora? Guardi, secondo me il cinema a ballare sono cose troppo terra terra per noi. Ma fanno fatti di cultura. Andiamo a mangiare. Esatto, ragazzi, a mangiare. Vi porto in un posto io. Paghiamo poco e ci abbuffiamo sane sane. Ehi, ehi, allora stasera abbuffiamoci. Tu non ne hai bisogno. Pienza. Oh, Vita! Un attimo nel mio ufficio, piacere. Devo parlare. Tutto a colloquio. L'hai fatto un'altra volta. Che cosa? Hai guardato un'altra volta le tizie di sera. Non ti devi impressionare. Vita, non ti permettere mai più di do. Morso in testa. Da oggi in poi e te facciamo un patto, facciamo un salvadanaio, va bene? Appena raggiunta la cifra esatta, io mi faccio zizz. Ti amo! Ti stanno aspettando, eh? Non mi vedi? Ma aspetta, un briato! Un momento, ci fa matti a vesti! Vai! Anzi qui già, vai! Mi dovete scusare, ho avuto un contrattempo. Non succederà più. E poi dici che mamma mia non ti vuole bene. No, mica, non mi dite. E rum, sono uscito tutte e tre. Ma 20.500 euro. Ma non mi papà, ma come funziona? Mica ci portano l'assegno. Ma qua assegni, cash, in contanti. Lo Stato? Ma qua Stato, lo Stato è impegnato, c'è da fare. Don Zalla. Ma siamo sicuri, Don Miguel? È una vita che gioco con lui! E li portano subito? Questo non lo so, è la prima volta che vengo. Con Don Zalla? No, signore, in generale! Evviva! Tu vai a fare quel servizio e mi raccomando, portami una soluzione definitiva. Avete preso tutto l'occorrente? Da casa? Sì. E dall'auto? Ah, non me l'avete detto. Io vorrei che per un'ora tu fossi mio. Perché? Non so. Ma ti fa capire quando si stronzi. Passami il cellulare. Ma perché? Non so, l'avete dato a me? E l'hai avuto sempre tu il mio cellulare, dove sta? Ma che sta di scia. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Don Salo, buongiorno. Già siete qua? La fortuna è una qualità di pochi. La fortuna non è scema e nemmeno bendata. La fortuna non è per niente democratica, voi addoricisse. Ma la sua scelta non è casuale. Hai capito? Manca una parola. Il papà faceva affidamento in quello a te. Michè, complimenti. Una volta ogni tanto. C'è solo un piccolo problema. Lo sapevo, mia. La vincita alla saldo parte in contanti e parte mi regala un bel viaggio. Don Salo, ma veramente io tengo il negozio, non posso abbandonarlo. Vale a dire che regalammo un aiuto. No, Don Salo, a me mi servono i soldi. Eppure a me. A chi non servono? Vi spiego. Io avevo prenotato un viaggio con mia moglie, ma ieri sera mia suocera è stata ricoverata d'urgenza per un attacco di cuore. La cosa mi impedisce di partire.
È un viaggio che vale più di 15.000 euro. Mo non li voglio recuperare tutti quanti, ma almeno in parte, no? Sì, Don Zalle, però. No. Non ho finito. Scusate. La tua vincita è 20.000 euro. 5.000 euro te li do in contanti. E il viaggio è regalo. Ho capito, Don Zalle, però. No. Non ho finito. Ma è stata corta. Ma non si capisce quando finisce. Allora, Don Zalle, scusate, con il vostro permesso, però quando avete finito, basta che dite ho finito. E li fatto io. Allora vi dicevo, 5.000 euro ve li do in contanti. È un viaggio che vale più di 15.000 euro. Pensi che mi sono messo a disposizione? Don Zalle. No. E non ho finito. Ma fatto pure a me. No, siccome questa volta la pausa è venuta un po' più lunga, dicevate? Allora, io vi mando a Firenze, poi in crociera, a Barcellona e a Formentera. Ho finito. Don Zalle, scusate, posso? Vai. Formentera è vicino a Ibiza. Bravo. Ed è tutto pagato. Tutto pagato, i migliori alberghi, con tutte le comodità. Enzo, a Monica fai una sorpresona esagerata. Oh, Michele, quindi pure voi mi consigliate di accettare il viaggio? Con Don Zalle ci sta poco da ragionare. O ti fai un viaggio, o ti fanno fare un viaggio. Allora accetto. Bravo, vedrete che vi divertirete. Aia. Don Zalle, i documenti. Michele, ma quante carte sto firmando? Noi facciamo le cose rigorosamente a norma di legge. Scusate. Pronto? Va bene. Non so, il signor Savastano l'abbiamo sistemato in un bel alloggio di cemento armato. Altri comandi? Cagna suoneria. Michele. Firma Fambres. Amo! Kevin! Ho vinto un terno! 5.000 euro in contanti, è un viaggio che ci porterà fino in pizza! Stoccata! Vita, non mi interessa, prima di partire devo fare un po' di stock. Sì, amo, ma senza esagerare, sennò non c'entra nelle valigie. Non ti preoccupare, giusto qua così. Vabbè. Abbiamo preso il treno per la felicità, ci siamo persi in un istante, ci ritroviamo qua. Per dirti che mi piaci, lo so, ci ho messo un po' tra le palpitazioni, ma al cuore non si può dire di no. Quando parlavi la prima volta, la prima cosa che ho pensato è che eri strano. Adesso stringi la mia mano e andiamo, facciamo il viaggio più lungo che c'è. Io te dirti quanto mi piaci, che sapore a noi tuoi baci, che un motivo non c'è. Ma che? Vieni a presto presto. Un attimo. Che c'è? Allora, stammi a sedere. Qua ci stanno salsicce e friarelli, la parmigiana di melanzane, due polpettine. Ma perché? Oggi preparato un bello casariello con le uova che tu puoi mangiare in due treni nel caso di venne fame. E una crostata, Ma a me mi sembra che questa scena già l'ho vista. A me mi pare che già l'hai fatta. Ho domandato a Fernando De Pullman, ha detto in fondo a sinistra. Allora di qua. Aspetta, qual è la mano che si mangia? Questa. Questa. Allora di là, a sinistra. Amore, respira, respira, che l'aria di Firenze fa bene. Mica la montagna, vieni.
Buongiorno. 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 Oh, che? Oh, sì, vai! Vai! Non è il nome! Chi? Giro dell'agenzia! Poi dicono quelli di Napoli! L'autista! Sì, sì, è arrivato! Grazie! Dirti quanto mi piaci, che sapore a noi tuoi baci, che un motivo non c'è. Ciao, grazie. Chiedo scusa, ma non avevamo capito. Anche la mia vita? Sì. La mia mamma. Ciao. Ma chi hai visto? Allora. Quella ha salutato. E tu lui. È bella vita. Sembra il santuario dove si è sposata tua sorella. Ma quando magamo? Ah, vita, come tale qua? Sono stoccato. Buongiorno, signori. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, avete prenotato? Sì, sì, sì. Avete un flyer dell'agenzia? Una ricevuta della... Ah, la ricevuta! Sì. Sta qua. Grazie. Chi ama ha portato a Shadush? Mi dà le valigie, dove stanno? Oh, in macchina. Le prese? No. No, ma si chiedi? Amo, ma che ne so, ma perché non me l'hai detto? Vito, scusa. Ma mamma, dove l'andiamo a prendere a quello? E che ne so, io? Guarda, vedo sto scoccato. Ma chi fai? Ma chi fai? Ma perché te lo prendi fuori? Io mi penso che te lo prendi fuori. Signori! Ma maiala, ce l'abbiamo noi i vostri bagagli. E quando ve li siete rubati? Non rubiamo i bagagli, è un servizio del nostro hotel. Lanzi, ma perché andiamo proprio a queste, Lanzi? Allora, la vostra stanza, la 412. Mercuzio la 412 per i due bischeri, grazie. Un dischi. Grazie. Grazie. Arrivederci. Signori, signori, dall'altra parte. Grazie, Lozzi. Sì, è logico. È lo... Stanza 412. Il moto che vi? Secondo me è di là. Allora è di qua. Vita. Che amo. Cuore. Che amo. Battito. Che amo. Però come si cantare questa bella. È bellissima, amo. Ma potete andare alla chiave della stanza? No, amo, ma forse sarà vicino alla porta. Io non ho capito questa scheda che ti ha dato, che cos'è? E questa forse sarà la carta di credito, amo. Poi è tutto pagato e tu paghi con questi, capito? Mm. Eccola là, vedi la 412. Amo, mo? Tu avevi detto che la chiave della stanza stava vicino alla porta. No, io ho detto forse sta vicino alla porta. Ma com'è brutta avere a che fare con la gente ignorante? Oh, ma di che vuoi, non è che ne so. Non ci credo. Non guarda questi. E mo? Mo vai giù. Da quel signore di prima. Ti fai dare la chiave, quello là che stava alla riserve. Sì. Riserve? Tiò? No, no, amore, non voglio andare. Vai. Andiamo tutti e due, eh? Ah! Solo, solo io, solo. Mi fa sbattere sempre quello cretino. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Comandi. E non mi avete dato le chiavi della camera? Questa è la chiave della camera, Bischero. Questa è la chiave? Mm-hmm. E dove si imbizza? Non ho capito. Questa è la chiave, dove si imbizza nella maschietura? La maschia? Tu? Come si apre? Sì, è semplicissimo. Lei deve passare questa davanti all'interruttore, appena si accende la luce verde, si apre la porta e lei può entrare. Ho capito. Ho capito tutto. E fatti, Tutto a posto, mi ha spiegato. E gli apri? Allora, se metti i passi, se è verde, passi, se è rotto, in un semaforo, ecco, è un semaforo, amore. Okay.
Domanda qua questa, scusa, scusa, vuoi aprire un po' questa cosa? È facile. Grazie. E questo che carino. Amo, ma perché non è l'acqua santina? Ma quando? Ma quella è la luce! Ma io che ne so? Andiamo a vedere fuori, ah! Ma com'è bella, amo, andiamo a vedere! Vieni! A me è vita! Wow! Guarda com'è bella, Fide! Ma che soccata! Si concepisse come ti stupisse? Romantica, però! È bella, vita! Amo, sono stanca, andiamo a dormire. Ma domani che dobbiamo fare? Amo, ma perché non ti sei struccata e ti metti paura del terremoto? Vedi, questo è questo sick. Se viene qualcuno durante la notte che mi trovo disordinata. Capisco, guarda, non stai proprio sick. Cafone dentro. Amo, ma chi deve venire? Non si può mai sapere, nella vita. Dormi. Io se non volevo dormire, io volevo essere il tuo leone. Ah, chi tu? Io. Battezzare Vito. In questo periodo i leoni si accoppiano più di 50 volte al giorno. Incominciano, poi si riposano e poi ricominciano. E quindi non posso essere il tuo leone? Sì, però tu incominci da riposo. Vabbè, però poi ricomincio. No, poi da dormo. Pronto? Salve signore, sono Gino. Chi? Responsabile dell'agenzia. E che ci fate qua? Sono qui per voi. Ma perché, che abbiamo fatto? Niente, io sono qui per quello che dovete fare. Ma perché, che dovremmo fare? Allora signore, avete 20 minuti per prepararvi. C'è un'auto che vi attende e vi accompagnerà agli Uffizi. Ma non è presto. No, assolutamente no. E ma gli Uffizi che musica fanno? La presa con una discoteca. Ma dove vanno vestiti così? Agli Uffizi. Prima l'avevano preso per una discoteca, ma invece l'hanno preso per il Lido Delfino a Mondragone. Dirti quanto mi piaci, che sapore a noi tuoi baci, che un motivo non c'è se sono pazzo di te. Dirti quanto mi piaci, che sapore a noi tuoi baci, che un motivo non c'è se sono pazza di te. Abbiamo preso il treno per la felicità. Seguitemi che entreremo nella seconda sala. Allora, vita, dentro a questa stanza ci stanno gli affreschi del 400. Ma poi perché si chiama affresco? Affresco, amore, quando la pittura è fresca ancora si deve asciugare. Guarda, 400 amore, ancora si deve asciugare. Com'è bello questo! Questo lo sai dove sarebbe bello? Quando ci sposiamo a mettere la capezzolo del letto. Ma quando mai, amore, ma che stai dicendo? Questo come minimo costa 400-500 euro. Allora se la possono tenere. E come si chiama questo quadro? Vietato fumare. Le sale del 200 e 18 furono allestite durante il riordinamento museale degli anni 50 del Novecento. Edì! Scusate. Bocchedino, mi sembra questo. Spizzichea e poi non mangia a casa. Eccoli qui. Vabbè. Allora? Buonasera.
come vi sono sembrati gli Uffizi. E chi è questo Vito? Come chi sono? Io sono il vostro angelo custode, la vostra guida, colui che vi tracerà la strada futura e veglierà sul vostro cammino. Capito chi sono? Gesù. No, Gino. Lei invece è... Amaron. Vi accompagna. Lei è Catrin. Non guarda le dita. Allora, questi Uffizi vi sono piaciuti? No, ma gli Uffizi sono pure belli. Però il fatto che i quadri stanno appesi senza il prezzo è vuol dire disorganizzazione. È normale che poi non vendono i quadri. Ma le opere non sono in vendita. Le regalano. Eh certo, quella è rimanenza di magazzino. Chi vuole passa di là e se le prende. Vabbè. Catrin, tocca a te. Sì, i signori stasera saranno attesi al ristorante, alla cena di gala. Ci sono due posti riservati per loro. E hanno chi se ne fotte? Uè, hanno. Loro hanno delle preferenze sui posti? E se lo dovete domandare a loro? Ma no, no, quando Catrin dice loro, cioè intende dire voi. Ah, allora sentite, signor Gino. Siccome la signorina lavora in un albergo così importante, si dovete insegnare un poco di italiano, capito? Vabbè, buona cena, signori. Grazie. Ti dirò, la mostra di stasera era qualcosa di meraviglioso, non l'hai visto bene. Base! Buonasera! Uffizi cellulari! Uffizi sani, amici nostri! E serena, serena! Ciao, sore! Sì, no, è tutto bellissimo qua, sì, ci manca da assai! Sì, io sto cantando proprio, sì, sì! Poi sì, ci mandiamo le fotografie, amore! Sì, 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 stiamo abbuffando di selfie! Sì, è che bello e bello! L'unica cosa è che non puoi urlare, perché se urli a quelli a fianco a te si viene la tosse. Poi ti telefono quando sono libera. Sì, passa, ciao, passa. Ciao sole, ciao, ciao, ciao. Amore, e volevo salutare a Serena. Volevi salutare a Serena o a Letizia di Serena? Vita non ti permettere, eh? Guarda mano, papà! Sono e questo è? Io ho capito che qua non si paga niente, che non ti danno a mangiare niente. Perché tu ti devi abboffare, come ti abboffa tua mamma. Ma non dico come fa mia mamma, ma mi a mangiare qualcosa. Ma perché tu non tieni fame? Io? Mi sto svenendo dalla fame. E allora? E allora niente, Vic. O se no andiamo a dormire e ci pensiamo domani. Andiamo, non ti preoccupare. Sto addormendo e quello passa tutto, non ci pensi più. Che passa? Vita! Oh, scusate che abbiamo il personale ridotto e non ho potuto fare pausa. Ma no, prego, prego. Volete favorire? No, smancherebbe. Ma quelle sono zeppole. Zeppole con croquet incorporati. È una ricetta particolare che fa mia madre. Ma ci sta pure tanta altra roba. Quella esagera sempre. Volete favorire? Ma veramente? Veramente niente. Veramente niente. Va bene, peccato però perché non ce la faccio a mangiare tutto da solo. Qua c'ho frittatine, patatine fritte. C'ho pure una quantina di salsicce e friarelli. Napoletano! Piazza Mercato. No, non vogliamo favorire. Noi ormai siamo di un altro livello. Noi ormai siamo di un'altra streppa. Streppa. Pa. E come mai poi sei venuto a lavorare a Firenze? In realtà spero che sia una situazione temporanea. Ma perché non ti piace? Quello è un bel posto. È bellissimo, ma spero di finire l'accademia. E che accademia? Sono un pittore. Ah, ma quella l'edilizia è ferma. Ma poi non è meglio il posto dell'albergo, stai pulito, senza tutta quella sfravegatura addosso. No, ma nel senso che sono un artista, dipingo. Ma che viene vita? Che non sei zitto? Ma fai i quadri? Pure papà facevi i quadri, proprio appassionato di quadri. Ma chi? Papà ha fatto pure le mostre. Battito, l'unica mostra che ha fatto tuo padre è Sorella Carmela. Siete uno spasso. Senti, che dipingi poi? Soprattutto volti. Volti e occhi di donna. Sai,
attraverso gli occhi possiamo raccontare il lato oscuro racchiuso nel profondo della nostra anima. Lascia, faccio io. Senti, ma a proposito, ma mi sta venendo a mente, oh? Qua non si usa rifare la camera? Cioè, come la lasciamo la sera così la troviamo? L'ho capito, no. Non me la so fatta. Dovete affiggere il cartello dietro la porta. Ah, sì? Sì. Vabbè. Ma che è uno sfratto? L'hai detto. No, niente, dicevo complimenti per... E la prego di non farsi più vedere. Mi rivolgerò ai sindacati. Faccia quello che ritiene più opportuno. Vabbè. Bastardo. Ma che è successo? Mi ha licenziato perché ho sostituito un collega senza comunicarglielo. Ma tutto questo per fare un piacere. Hai capito? E mo? Non lo so. Dio solo sa quanto ho bisogno di lavorare. Tu sai cantare? Sì, cantare e suonare. Ballare? No, ballare no, ma perché? Che c'entra? Vabbè, non fa niente. Vieni con noi. Ma dove andate? Stiamo andando in Spagna. Ci imbarchiamo a Civitavecchia. Ah, e vieni anche tu? No, vengo io. Ti dispiace? Come potrebbe dispiacermi? Come potrebbe dispiacermi? Capodamento di stomaco. Arrangiate, grazie. Subito. Scusi, ma lei perché ha il giubbotto di salvataggio addosso? Ah, no, scusate, pensavo che fosse uno smanicato che qualcuno ha dimenticato in dall'armadio. Scusate, io mi sono distratta, perché se l'avrei visto non ce l'avessi mai fatto mettere per addosso. Quello è un po' che dica. Tu invece sei laureata in lettere e filosofia. Signore? C'è un errore. Quale? Qua il conto a noi è pagato dall'agenzia. Quale agenzia? Ma sei sicuro, Vito? No, penso di sì. No, scusate, guardate, noi non abbiamo nessuna convenzione con nessuna agenzia. Qui c'è un conto, bisogna pagarlo subito. Sì, ma state calmi. Noi siamo dei signori e il conto lo paghiamo. Vito, paga il conto. Quant'è? 45 euro. Quando? 45. Scusate, ma mi sembra un po' esagerato. Signora, usiamo materie prime esclusive, vede? Qui abbiamo fatto un fior di grano di Altamura, poi abbiamo messo uno stagionato 24 mesi, doppia corona, poi abbiamo completato con del Brie dell'Alta Brianza, in ultimo abbiamo spremuto del Tarocco DOP di Sicilia. Ma chi l'ha ordinato tutta sta roba? Ma che ne so? Io due tosse con una fetta di prosciutto in mezzo ho ordinato. Vabbè, ho capito, faccio segnare sul conto della cabina? Segnate. Chiama. Senta, lei è già vestito in questo modo. Se chiama col fischietto mi allarma tutta la nave. Per favore mi faccia un segno. Disse che di là dopo c'è uno spettacolo. Di che si tratta? Un famoso monologhista. E che cos'è? Il monologhista? Il monologhista sarebbe una persona che parla tutto il tempo da sola, tutti lo ascoltano e nessuno lo interrompe. Grazie. Amore. Che? Ti devo chiedere scusa. Perché, Vito? Pensavo che tu tenevi un carattere in merda. Invece fai a monologhista. Uomo, com'è bella questa chiesa. Vita, non mi interessa proprio niente dei parenti, eh. Io mi devo sposare qua. Ma chi l'ha fatto? Aspetta, ma vediamo sopra la brioche. Mamma mia, è grandissimo. Allora,
eccola qua. Sta scritto che il muratore è stato Gaudì, però dice che non l'ha finita perché è morto prima. E meno male, se no si pigliava tutto a Barcellona. Facciamoci un selfie, amici. Andiamo, facciamoci il selfie. Come chicos? Questo esce sembra all'improvviso. Come stas? Buongiorno, ragazzi. Tutto bene? Sto bene. Bella, eh? Bella, questa spacca. E ti spacca faccia. Bella quella, non questa qua. Gina è bellissima, infatti stavamo pensando di sposarci qua. Secondo te come dobbiamo fare? Ecco, lui scusa, Cristà. Ubbichi. E poi ci facciamo pregare. A forma. Andiamo, va. Andiamo. Aspettiamo, andiamoci a mangiare qualcosa. Siamo in Spagna, andiamoci a mangiare la paella. No, Vita, no. Ha detto mio zio Nandino che costa assai. Una volta ebbe proprio brutto male. No, allora... Gino è sta qui e non abbandona nunca. Ma questo è pezzi di Equitalia. Signori, ho il piacere di comunicarvi che siete attesi a un concerto di gala. Ah. Ma roba di tenori, archi, violini, nel chiostro medievale dell'Hortus Conclusus. Sabe! Ragazzi, mi raccomando alla mise. La mise è un fattore fondamentale per una serata di gala. No, ma poi le mise quando escono? Quali mise? La signorina che stava con Gino prima ha detto che poi uscino pure le mise. Tu questo stai aspettando, di vedere le miss? No. Sei venuto qua per vedere le miss? No, ma no, non ti puoi mettere più, non fai più così. Guarda, ma... Muchas gracias, gracias. Y ahora escucharán de Ludwig van Beethoven el romance en fa mayor. A vosotros. Vita, ma non noti niente di nuovo in me? No. Come no? Sei il cocco tuo, mi dà cocco mi tassa tu. Sei benissimo, amore, però mangiami, eh. Vita, fermo, vita, fermo. Se costano quanto è quello della nave. Aspetta. Scusate, da quando le fate a luna? Non ti preoccupes, è gratis. Ah, è gratis, amore. E allora mangi, vita, mangi. Vedi, vedi. Com'è bello qua? Yeah, facciamoci un selfie. Vai, mamma. Metti l'effetto dopo. E dopo? Pure se io volevo andare a bere qualcosa, che stiamo camminando e mi è venuta sete. Ma beviamo, aspetta. Amo, ma che cos'è questa cosa? Non lo so. Ma vedo sopra la BIOS. Ah, eccola qua. Opera formata dalla cintura di castità dell'artista Cropon. Amo, ma la cintura di castità è quella che mettevano gli uomini alle donne quando partivano per la guerra. Bravo, questa qua si doveva mettere tuo cognato a tua sorella, così ma non si lassavano. Amo, ma la vuoi finire di dire queste cose? Sono dicerie. Mia sorella è come se ce l'avesse già la cintura di castità. Solo che chi avete in tutto il condominio. Lasciamo stare, amo, questo discorso. Che bello questo.
attraverso gli occhi possiamo raccontare il lato oscuro racchiuso nel profondo della nostra anima. Oh, ehi! Amore, ma ti sei azzeccato qua vicino? No, stavo vedendo, un attimo. Oi, volevi bere? Che menta questa? C'è una lanciata. L'hai pure a franco, l'ho visto. È buono. Signor, italiano, esta es una obra de arte. Ma se mi bruttifico. Andiamo. Ah, mi sono bevuto. Aiutami. Ma la cosa più scioccante è stata la mostra d'arte contemporanea. È bellissimo, sì. Specialmente la pittura degli occhi. No, Mascara, ma la pittura degli occhi. Allora, tu non lo sai, però gli occhi hanno un'anima. All'anima chi te vivi, io che parlo di queste cose con te. Aiutatemi. O fuoco eterno. Enzo! Che... Ha detto mamma, visto che siamo qua, vogliamo andare a trovare zia Patrizia. Se non sono ancora qua sopra. Mamma! Vieni qua, ha detto zia Patrizia, dove sta la bandiera? Oh, io la paella l'ho fatta, ma speriamo che la visto. Non mi dire che sono quei due pagliacci. Ma che ne so, io a Monica non la vedo che teneva 2 anni. Ma adesso ho anche gli zingari in casa mia. Alonso, è come si pesante! Che pesante! Oggi giocava il Barça! E invece no! Stavolta ti costringo a cenare con la mia famiglia, va buon? Ah! Non trovo mai l'aceto di mele. Meno male. Zia, è proprio bella questa casa, lo sai? Grazie. Ozi! Ozi! Ma intendi parlare conmigo? Sì, ma parla italiano. Dicami. Di che ti occupi? Cosa? Allora, Alonso, ti spiego io, non so come... Alonso lavora a palazzo, è una specie di capogabinetto, ecco. E che consiste? Ti danno la mesata fissa o ti danno l'euro quando gli dai la carta? Ma cosa pensa, che io lavo i cessi? Monica, invece tu che lavoro fai? Zia, faccio la parrucchiera. Ah, negozio di parrucchiere. No, perruccheria? No, hai capito bene. Sto sotto al masto. Masto! È impiegata in un negozio. Ah, ecco, impiegata in un negozio. Ozi. È sotto? Non lo so, può essere. Ozi! Passi una poca zalatiera. Cosa vuole il troglodita? Cosa vuole? Anzalatiere, chi l'è vivo? Pure a te! Anzalatiere. Oggi però è bello questa sala dove abitate, sì. Sì, bella, ma un po' caotica. Mettiamo... Noi però ci troviamo bene perché Alonso ha l'hobby del teatro. Qui c'è un teatro vicino, lui spesso fa spettacolo, vero? Teatro comico! Classico! Teatro classico. Stiamo mettendo in scena il Gobbo di Notre Dame. Non so se vosotros lo conoscete. No? Sì, come no? Quello scartellato che si innamorò di Esmeralda. Lo scartellato? Io scartellato, Gobbo, a stessa cosa ha detto bene Monica. Aspetta, zia, come si chiama? Mi viene a mente il nome. Quasimodo. Personaggio straordinario. Una... molto... asimmetrico. Una dentatura diseguale, proveniente da una famiglia di gitanos, di zingari, ma con una grande alma sensibile e un grande corazon. Mamma mia vita, che paura, ma pensavo che eri tu! Mamma mia! Ozi, Alonso, mi chiama Alonso. Vabbè, Alfonso, proprio fu spagnolo. Non fa spagnolo. Fofo! Ho sete. Ma non vi manca un poco Napoli? E perché dovrebbe mancarmi Napoli? Ma come ce ne davo? Una città dove l'ordine è un concetto astratto. Ecco, l'educazione per voi è un optional. Una città dalle 100.000 contraddizioni. Si dice contraddizione, sì? O perché le parole passano di moda. Ma quello che più mi fa incazzare... che potrebbe essere una delle città più belle del mondo, come Barcellona, invece... Ecco, ai napoletani mancano le più elementari basi del vivere civile.
anche il rigore, il rispetto per le leggi. Oh, signori, Salvini dalla Catalogna. E se sangue della Marina, fammi hablar. Scusate, gran finale. Ma principalmente quello che più mi fa imbestialire è che manca l'educazione. Punto. Finito. Hola, mamma. Io esta tarde me voy. Nos vemos dentro de unos días. Ma dove vas? Ma dove vai? Che c'è tua cugina Monica da Napoli. Hola, Monica da Napoli. Escucha, io me voy. Ma dove cazzo vas? Son cosas mías. Io non entiendo perché me preguntas siempre las mismas cosas. Déjame en paz. Vabbè, Fofo, no, non sta da sola, sta con un'amica. Oye, nano, eso a ti no te importa. Io non sono sua amica, sono sua novia. Che non dovevi fare tua vita sotto sì? Ma io sto capendo niente. Mis padres non rompono los cojones come vosotros. Déjalo. No, nos estáis haciendo la vida imposible. Dame el dinero. Dinero? Non te do nada, niente. Manga una lira. Hijo de puta. Questo l'ho capita. Podemos seguir también sin vosotros. Tranquila, mi amor. Adios. Adios. Scusateci, eh. No, zia, non ti preoccupare. Anini. L'unica cosa che mo se ne dobbiamo andare, è che si è fatto un poco tardi. Oh, non ci azzecca niente, zia, quello che succede. Però se ne dobbiamo un poco andare via. Ma non restate a dormire qua? No. No. No, Fofo, scusami. Non è per te, ma la tua è troppa civiltà. Troppo rispetto. Alonso, la tua è troppa educazione. Ciao, ciao, zia. Ciao. Prendi, vita, prendi. Questo è tutto gratis. Veramente? Ah, prendi, prendi. Cioè qua non si paga, amore? No. Aspetta, non vediamo qua con freddo. Vai, ma. Nelle tasche a me non ci passa i roba. No. Beh, ma facciamo così, va. Hola. Hola. Está un po' stacchi con voi? Perché sta tutto al completo. Sì, sì, prego, prego. Gracias. Carlos. Encantado. Encantado è cognome. Di dove siete? Napoli. Noi siamo di Caracas. Belli Brasile. Ma no, Caracas è in Venezuela. Vabbè, pure il Brasile è bello. Viaggio di nozze? No, viaggio di mazzo. Ma come? È perché l'abbiamo vinto. Che suerte, l'ha vinto. Che suerte. Che suerte. Ma vi gusta Barcellona? È bellissima. L'unica cosa è che dopo un paio di giorni a Mossa, infatti dopo partiamo per Formentera. Bella isola. Bella e también spregiudicata. Anche voi siete spregiudicati. A botte sì, a botte no. Vita di sì, non mi fare fare brutte figure. Sì, sì. Ah, sì. Ah, sì, spregiudicati. Visto che la pensiamo alla misma maniera, perché non ci divertiamo un po' insieme? Brava! Hai visto, vita, abbiamo trovato degli amici. Allora facciamo così, a questo punto facciamo un fatto un po' più... spregiudicato? Tipo uno scambio. Che ci dobbiamo scambiare i panni? A me i suoi non mi vanno, che lei è più magra. Ma no, dobbiamo scambiarci noi. Noi vamos in un'abitazione. Tu hombre e mi mujer in otra abitazione. E facciamo l'amore, divertimento! Amo un po' di connetto. Ce l'ho, vita, non ti preoccupare. La frittatina l'hai mangiata? Sì, no, a me la mattina le cose salate non mi piacciono. Siedi, mangiati un po' di miele, eh. Faccio la fetta a biscotto, amo. Ti piace di fare le cose tu? E mi ha detto che io! Amo! Signora, che passa? E la stampa! Signorita, tiene 5 kg más. Non ho capito. Lei tiene 5 kg in più. A me? Tu tieni che la panza. Che scostumato, vita. Capito, siamo ai Biz. No, ma ci dobbiamo andare per forza a sto Formentera.
Amo, ma qua sul contratto sta scritto che una volta arrivati all'aeroporto di Ibiza dobbiamo raggiungere il porto per andare a Formentera. Vida, allora forse tu non hai concepito bene. Dopodomani a Chiperre ci stati sei freni. Yeah, abbiamo fatto tutto uguale fino a mo, ma che alla fine cambiamo, che se ne importa? E vai, amo, yeah, pigliamoci il tassi, cambiamo. Ma yeah, se lo dico io, aspetta, io conosco la lingua. Scusa, conosci una pensioncina vicino a Schipers? Sì, sì, vamos. Vedi, che stavate facendo? Dove stavate andando? Diglielo, Vida, diglielo, prendi coraggio. Fai l'uomo, allora, vai. Gino, la verità è che noi a Formentera non ci vogliamo andare. Vogliamo rimanere qua, in Ibiza. Non sta sentendo male. Ma che hai fatto? Ma non lo dovevi dire. Lui è stato lui. Voi siete pazzi. Io parlo del posto e voi pagate una penale. Forza, andiamo. E non ci provate mai più. E ti ci pensano Andiamo. Ma che dici? Andiamo. Mi sproprio non capo. Volevano rimanere ai Ibiza, se volevano rimanere. Forza, andiamo. Superficiale. E voilà. Figlia. Bonjour. Signore e signori, direttamente dalla Francia ai vostri compagni di viaggio, Amélie e Gérard. Enchanté. Piacere, Monica. Molto lieta. Loro saranno con voi a Formentera. Ma come? Noi abbiamo fatto tanto per venire a Ibiza, ma ce la vediamo di passaggio. Sì, ma farete un'esperienza fantastica, intende? Una vegetazione accarezzata dal mare, location ideale per la meditazione. E beh, è buona questa cosa. Niente di meno. Ma voi lo sapete che gli hippie degli anni 70 la tenevano come fissa dimora il posto dove vi sto portando. Siete contenti? Anzi, facciamo presto ad andarcene perché la curiosità mi sta mangiando proprio. Ma alle valigie, forza, alle valigie, se no perdiamo la di scafo. Andale, andale! Andiamo. Ma che vuoi da me? Andiamo. Il contratto. Facile a montare questa cosa. Dai presto, mi sto stancando. Sta pure caldo qua te. Mamma mia, ma non capisco che ci vuole. Non sai fare proprio niente. Padre Tenno mio, aiutami tu. Stavo aiuto. Miracolo! Vida, ma si che niente! Non vedi i suoi francesi! Bienvenue a Formentera! Vedi! Amo, devo fare pipì! Mami, mi porto bambina a presto! Ma se la faccio a mano? Ma che di? O fa la pipì a mano? Ma stavo scherzando, mica veramente la faceva a mano. La fai dopo. Ehi! Ehi! Ma che si fa? Sedetevi e meditate insieme a noi. Siediti, Vida, state zitto. Quezzino, sei freddo qua. Il bisogno di meditare è un bisogno di tutti. Gina, a proposito di bisogno. Ora non è possibile. Tratti, di Vida. No, Gino, e però ti ho spiegato, non devi fare così. Restate con noi e con il vento. Fermi. Ma fino a qua? Fino alle prime luci dell'alba. Ma la chitarra nessuno l'ha portata. Mamma mia, quando fanno i sound. Signori? Chi è?
Sono la vostra guida. Buongiorno. Buongiorno. Stiamo aspettando voi e siamo in ritardo. Il cammino è lungo. Dobbiamo andare su in cima a meditare. Andiamo. Mamma mia, Vit. Ma se dobbiamo fare un'altra giornata di meditazione con queste montagne. Non ce la faccio proprio, eh. Tutto rispetto per Stippi, ma poi chi sa? Ma dove state andando? Stiamo scappando a Ibiza. A fare? Andiamo a vedere l'esibizione di DJ Frank. Ma voi siete francesi? Francia. Allora è la Madonna di Lourdes che vi manda. Che fare senza te, potrei impazzire, eppure so che cosa c'è che mi può far star bene, darti la mano e camminare senza sapere dove andare. Vieni Vita, vediamoci qua, vieni. Uomo, finalmente a Keeper. Mamma mia, mi sono già tutta scombussolata. Amo, è bellissimo, che bene, bene. Che ci vogliamo prendere? Non lo so, che ci vogliamo prendere? Ma i francesi sono venuti poi? Amo, non lo so, ma se sono venuti già saranno te. Mamma mia, Inda, ma sto vedendo bene. Quello è Gino. Ma quando vai, amo? Sì, vedi, vedi, si è girato. È Gino con quella ragazza che sta sempre presa a lui. Capito, amo? A noi ci faceva fare la meditazione e lui è venuto a ballare qua ai beats. È bello, ma se ne dico quattro, aspetta. Tieni pure tu, vieni. Qui, E voi che ci fate qua? Noi, e tu? Ragazzi, troppa meditazione, troppo stress. Volete bere qualcosa? Sì, sì, allora io stasera mi vorrei bere proprio qualcosa di forte. Un mojito. Una Coca-Cola. Va bene, e tu? No, che devo fare con questa Coca-Cola? A me l'aranciata. Ah. Una fella di limone, però. Ragazzi, sveglia. Enzo, Monica, ehi. Oi, Gino. Ragazzi, dobbiamo andare. Mi dispiace, ma il viaggio è finito. Oh, mi volevo fare un bagno. Non è possibile. Yeah, Gino, un bagno ai Ibiza ci vuole. E vabbè, facciamo un'eccezione alla regola. Ma uno solo però, Io! Dai, Gino, grande! Gino, vuoi lei? Volete che bene? Guarda, vedo, sei buttato! Mi calavi in discorso! Aiutate! Ho fuoco dentro! Questa qua ci doveva mettere tuo cognato a tua sorella, così ma non si lascia. Ditemi la verità, gli ho procurato due esemplari di Serie A. Per quello che ci sono costati? Trovarvi due esemplari del genere non è stata impresa semplice. Ecco quello che gli aspetta. I soldi li recupererete in fretta. Io sono molto fiduciosi. Fiducioso, fiducioso. I soggetti sono molto singolari. Carissimo Don Michele, allora siete contento? Speriamo solo che non li abbiamo rovinati. Si rivolge uno. Gino, hai fatto un bel lavoro. Già,
Solo che ora bisogna dirglielo a questi qua. Tocca a te. E ti pareva? Oh, ma che ci facciamo qua? Lo so, Vita, non sto capendo niente. Ma perché rido? Che state già a fare? Ragazzi. Uè, Gino. E che ci fai qua? Eh già, che ci faccio qua? Direttore, credetemi, avete fatto un affare. Sto programma farà il 20%. Per risollevare l'emittente mi basterebbe la metà. Datemi retta, è l'affare del secolo. Nessuno lo può dire, la televisione è uno strumento imprevedibile. E ve lo dice Don Sani. Tempo poche settimane, questi ragazzi diventeranno delle star, credetemi. E infatti, ci sto credendo. Don Michele, come promesso, questo è vostro. No, grazie, Don Sal. Non la voglio. Ho notato la vostra amarezza. Ma gli affari sono affari. Niente di personale. È che io non sono portato per gli affari. E oggi ho capito il perché. Niente di personale. Ragazzi, voi... il viaggio non l'avete vinto. Sto scioccata, Vita! Lo dobbiamo pagare? No, no, tranquilli, non dovete pagare niente. Come dire, il vostro non era un vero e proprio viaggio, ma una specie di esperimento. Sì, no, mi devi credere. L'avevi capito, eh? No, non sto capendo niente. Voi siete stati protagonisti di un esperimento antropologico. Antropo che? Logico. È logico. Vabbè, venite con me, va? Forse capite meglio. E andiamo. Andiamo. Vivo nel reality show, sono vissuto nel reality show. Non mi posso più fermare, lo show deve continuare. Vivo in un reality show, sopravvissuto ad un reality show. Non mi posso più fermare, lo show deve continuare. Tutto questo andrà in onda. E andrà alla televisione. La prima serata. Sarete delle vere e proprie star. Vita. Che amo. Cuore. Che amo. Battito. Che amo. Saremo delle star. Mamma mia. Vivo in un reality show. Sopravvissuto ad un reality show. Non mi posso più fermare. Lo show deve continuare. Vivo in un reality show, sopravvissuto ad un reality show. Non mi posso più fermare, lo show deve continuare. Scusate per il ritardo. E allora che è successo? Monica si è rifatta il seno. Papà sgancia? Da Monica non me l'aspettavo proprio. Vabbè. I can
pistacchie. A me gusto buffo. Ma mica mo che siete stare ci snobberite. Diana, perché dici così? Ma ci stanno tutti gli attori che hanno partecipato? Tutti quanti. No, ci manca uno. E chi? Quello! Mamma vita, non mi viene mai a mente il nome. Come si chiama? Quello che pittava? Ma chi? Roberto. Roberto. Ti sbagli. Sono solo in leggero ritardo. Beh. Vabbè, allora sei pure tu. Certo. Non sarei mai potuto mancare. Posso? Prego, prego. Ah, mamma mia. Che serata. Amica, io vi devo ringraziare. Mi avete reso una persona felice. Eppure a voi, andate. Ma parla là. Non vi scatenate, eh. Come faccio a voi, amiche? Da mica voi eravate preoccupati, avete visto? Abbiamo reso un ragazzo felice. Sa davvero per quanto tempo? Ti stavo aspettando perché è arrivato il puspale. Ma stai uscendo? No, stavo a casa, sono sceso, te l'ho detto, è arrivato il puspale, stavo controllante. E che ci fai in casa vestito così? Io non lo sai che sono sempre elegante, fuori casa, dentro casa, è una scelta di vita. Scendi, scendi, sono sotto al palazzo. Sei sotto al palazzo? Ma io non sto a casa. Come non sei a casa? Amo, io volevo andare a Bulli. No, sto stanca. Amo, capite, ma sono due settimane che non usciamo. Evidentemente mi sono stancata di fare sempre le stesse cose. Vabbè, non andiamo a Bulli, andiamo a Gragnano a mangiare il panuccio. Enzo, non stai capendo, non vuoi capire. Amo, ma che devo capire? Senti, io so pensato. Facciamo una cosa, prendiamoci un periodo di pausa. Aspetta, ti faccio vedere come si fa. Perché lo so fare molto bene. Sì, sì, questa qua, così. Questa qui. E poi usi in questo modo. Ah, beh, è facile. Sì. Tu bene. Non li metti nella salsa di soia? No, a me mi piace secco, che ti deve annotare in ganno. Ga? No. Ah. Buono, eh? Buonissimo.
Don Clemè, scusate, abbiamo la chiesa piena di persone. E lo sapevo, Dio buono. Lo sapevo. Caro Enzo, questo ti sta soffiando le polpette dal piatto. Ma io l'avevo capito subito, dall'inizio, che quello era un infame. San Martino Pia, pensaci tu. Ho capito, ma di là abbiamo i bambini della prima comunione che sono pronti. Ehi, sto arrivando. Ma chi sta persa a capisse i reality? È infame, se vede che è infame. Vivo in un reality show, sopravvissuto ad un reality show. Non mi posso più fermare, lo show deve continuare. Vivo in un reality show, sopravvissuto ad un reality show. Non mi posso più fermare, lo show deve continuare. Lo show deve continuare, pure quando nella metro stai pensando a cosa fare da mangiare. Quando sei al mare, quando la vuoi rubare. Non so, ma stare piangendo. Senza pensiera, oggi come aierna. Enzo, io mangio due panini. No! Un morcino. No! Enzo, se non vuoi panini, ti ho preparato pasta e fagioli. Non voglio niente, voglio solo morire! Ma è sempre meglio morire con la panza piena. E ne dovete andare, voglio morire! Oh! Enzo, apri! Enzo, scendi! Adesso andaci dopo! Enzo! Enzo, apri! Non voglio aprire! Saltare in giro, ma del miserico! Dovete andare! Voglio morire! Oh, Enzo! Amico nostro! Abbiamo capito noi perché ti sei chiuso là dentro! Vuoi sentire la canzone mia e di Marcello? Miano! Mia nonna è di Milano! Ma invece pesci, ma è sfornata voi! Yes! E quindi anche in questo quadro la bellezza è proprio nello sguardo. Godetevi il resto. Buonasera ragazzi, grazie per essere venuti. Buonasera, salve. Tesoro, tutto bene? Finalmente. Scusami, ero con delle persone che sono interessate ai quadri, sai? Ho capito, ma è un'ora che sto qua da sola. Mi dispiace, però cerca di capire. Vabbè, però. Ingegnere, buonasera. Che piacere averla qui. Piacere mio. Signora, buonasera. Buonasera. Lei è sempre bellissima. Grazie. Ma prego, godetevi pure la mostra. Grazie. Prego. L'ingegnere Rocchetti con la moglie. Ah, era la moglie? Pensavo che era badante. Ehi, Robby! Oh, ragazzi! Complimenti! Grazie. La vera Sanre. Ah, ma che? Ha finito di fare il vivo, sei tornato alle cose serie. Ah, la trasmissione mi serviva solo per finanziarmi la mostra, lo sapete. Finalmente sei tutto nostro. Vi presento Monica. Ah, ma qui abbiamo l'altra star. Piacere. Piacere mio. Milena, ma ieri non ti ho più sentito, che fine hai fatto? Hai ragione, ma sono stata alla mostra di un fotografo tornato dall'Iraq. Ragazzi, da vedere assolutamente. Bello, ci andiamo. Magari si scoccia. Io se fossi in te la porterei a fare un bel bagno a Mondragone Beach. La Sandrina sta tirando fuori gli artigli. E noi appositamente stiamo qua, no? Oh, ma andiamo a vedere i quadri, così intanto almeno ci godiamo la mia, ti mostra. Prego, prego, di là, da quella parte. Mauro, che cazzo di vuoi che abbiamo combinato, eh? Monica? Qui? Come stai? Bene,
bene. Sì, sto bene, perché? Sei sicura? Sì, sì. No, è che non ti vedo partecipa, va? No, vabbè, parlano sempre delle stesse cose. E tu che ti pensavi? Nella vita esiste una sostanziale differenza fra la cultura e l'intelligenza. Ma la differenza più grande sai dove sta? Tra l'educazione e l'umanità. Roberto, diciamo che è un ragazzo molto educato, va? Ciao Monica. Ciao. Penso, ripeto e provo il senso. Relativamente tutto quello che ora sento. E così ho deciso di rinunciare ai soldi dei miei pur di essere libero. Ma io non ce l'avrei fatta. Sarei andato a lavorare dal mio paparino a godermi i suoi soldini. No, non è per me. Io credo che la libertà sia imprescindibile da qualunque cosa. Monica, lo senti? Attenta a te, perché altrimenti il tuo airone potrebbe volare via da un momento a un altro. Come? Una metafora. Sai cos'è una metafora? La metafora sarebbe quando... Lo so! Cioè, francamente, io non ho capito una cosa. Cioè, quando una persona diventa artista, no? Artista. E quando invece si diventa scemo. Tu hai capito? No. E manchi, allora sono scemo. È qui che vi sbagliate. Voi uomini comuni non potete immaginare che effetto fa su una donna un artista. Ehi, che cosa fa? Aspetta almeno che mi alzo. Monica. Monica che? Signori, perdonatemi, ma io mi sono fatta una palla quando io cocco. E a belle, e t'ho schiattato sta metafora. Vedo che non l'hai mai stata bene l'animaluccio dalla codina colorata. La codina colorata? Questo è uno chatouche. E io ho spaccato questo chatouche. Non è ammaestrata bene. T'ha ammaestra a mamma. Monica. Ma va a fanculo tu e la metafora. Non c'è, amico mio, le donne le devi fare soffrire. No, non scendo, non scendo, non scendo. Vita! Allo! Ehi, no! Ehi, no! Io non sono lo scatto di nessuno. Io non scatto a nessuno. Passa sempre a Paolo. Passa sempre a Paolo. Fallo, non scendere. No, non scendo, non scendo. Vita, allo! Aiuto, ma non già fa. Mi sta cedendo. No, non c'è. Sta cedendo. Violenza, è brava, non c'è. Vede che non c'è. Non c'è, non c'è. Ma che è successo? Mamma, ci sta Monica giù. E beh, che aspetti? No, 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 che aspetti niente, per quanto ci riguarda Enzo non può e non deve scendere. Trovo una scusa, ma non può scendere. No, no, non può scendere. C'ha da fare! Enzo! Ne da retta a si sci. Scendi! Oh, oh. Non scendo! Che? Oh! Bravo, bravo! Mosio! Mo sei l'orgoglio dei tuoi amici! Sono l'orgoglio dei miei amici! Bravo! Bravi! Tu di più! Io di più! Enzo! Enzo! C'ho da fare! Vita, guarda, va! Ma io non già faccio. Ma la fangula! Meno male che hanno fatto pace. Ti
first guy tried to eat caviar, but then went back to his usual meal with the other guy. Qua giù, allora è deciso, anche oggi cultura. Galle trippa a Mercellina. Pins. Amo. Vita. Allora andiamo pure noi a mangiare galle trippa a Mercellina. No, Vita, voglio andare a mangiare i sushi. E vabbè, ti porto a mangiare i sushi, però dopo galle trippa a Mercellina perché mangi a buffon. Vabbè, galle trippa a Mercellina. E allora? Cosa fa? Vita. Che amo. Cuore. Che amo. Battito. Che amo. Mo è inutile che guardi le zizze di Serena, perché ce l'ho pure io. Lo so, amo. E sono bellissimo. Dirti quanto mi piaci, che sapore a noi tuoi baci, che un motivo non c'è, sei solo pazza di te. Yeah. Andiamo, amo. Aspetta. Andi. Ah, non ce la si può più. Amo. Che? Ma non dire di fatti sì. Ma si chiedono veramente. Ma quando mai cammi i pomi di fase visti, non devi niente a che fare. Dirti quanto mi piaci, che sapore a noi tuoi tu baci, che un motivo non c'è, se sono pazzo di te. Un motivo non c'è. Sure.